c'è l'ultimo intervento che è veramente validissimo. Vieni qua, Domenico. Facciamo un applauso a Domenico Turchi. E io mi siedo pure dall'altra parte perché non vedevo l'ora di sentire anche il tuo intervento, perché mi è rimasto anche difficile presentarti. Quando ho fatto il programma, raccontiamo questa cosa. Allora, Domenico, quale sarà il tuo intervento? E ci siamo messi a fare una bellissima chiacchierata. E in realtà, Domenico, te ricopri tantissime figure, se non un grande esperto anche di vita. Giusto. Se vuoi stare seduto, ti puoi accendere qua, come preferisci. Sì, sì. Ma io soprattutto di vita, cioè anche... Mi siedo con te. Sì, brava, grazie. Il mio recitare viene dalla vita, cioè non viene da una scuola. Sono autodidatta. Questo. Anche se è giusto fare dei corsi di... Sì. Di recitazione, di dizione, di tutto. Serve, alla fine serve. Però bisogna anche essere fortunati di nascere e di vivere una certa vita, che è successo a me. Dicevi del format? Sì, no, infatti, esatto, sì. Con Stefano... Esatto, iniziamo ad andare sulla concretezza degli esempi, vai Domenico. No, perché per quanto riguarda l'attore, dopo aver detto questo è finito. Cioè, no. Ha spiccata comicità Domenico. No, ma non posso però chi vuol partecipare poi a un corso, metto a disposizione le mie esperienze. Sono anche negative o positive. Cioè. Infatti il titolo un pochino lo va anche ad anticiparlo, no? Il teatro della vita per apprendere poi il mestiere dell'attore. In realtà è la vita stessa che spesso ci dà degli spunti ed è l'attore stesso che deve essere bravo anche a coglierli. Ma in questo modo sei un attore completo, perché se hai vissuto, se credi di poter dare qualcosa, devi solo trovare gente che ti ascolta. E la fortuna è quello di averla avuta, questa gente che ti ascolta. Dicevi prima di un format. Mio figlio, colpa di mio figlio, ha messo in web, si dice web, io sono in lontano. Sì, della vecchia scuola. Sì, di 32 minuti. E la cosa straordinaria è che ci sono delle visualizzazioni, cioè ci sta gente che si ferma lì per 32 minuti su di un telefonino o su di un computer a vedere questo programma. Il programma è anche esperienza, è soprattutto esperienza di vita, molto reale, perché io ritengo che la realtà è sempre superiore a ogni fantasia, cioè tu puoi mettere, però la realtà ti spiazza. Ti fa partecipe di chi ti sta a guardare, chi ha la pazienza di guardarti. Sì, sì. Ci si ritrova e quindi tu sei di successo. L'attore comico, bisogna nascere attore comico, cioè i tempi comici, lo diceva Totò, bisogna averli, perché se puoi dire qualsiasi cazzata, però se sei un comico hai dei tempi giusti per far ridere. Indubbiamente, sì. Indubbiamente. Quindi ci stai dicendo che non fate corsi perché, scherzo, no, l'ho detto, scherzo, è una battuta stupida. Io non sono una comica, per cui faccio ridere. Ho fatto dei corsi anch'io, assolutamente, tanti. Sì. Però poi l'importante è mettere da parte questi corsi, perché se vuoi fare cinema, assolutamente, se vuoi fare cinema non puoi presentarti con un corso fatto dall'Accademia, che hai tutta quella prosopopea, quel modo di declamare le cose o di presentarsi. Sì. Ti diranno tu non vai bene per il cinema. Come chiaro, chiaro, sì. E quindi bisogna mettere da parte, però questo bagaglio di tecniche bisogna averle assolutamente. Bisogna essere anche talentuosi già. Anche per chi con la puzza sotto il naso ti si presenta come attore che ha fatto l'Accademia, tu devi essere in grado di saper rispondere o di capire dove va a parare.
assolutamente sì, anche capire appunto chi è di fronte e capire quanto poi possa pesare il suo giudizio nei confronti delle tue capacità, immagino, no? C'è qualche storia a questo punto, ci stiamo facendo una bella chiacchierata, qualche aneddoto, qualche immagino ce ne avrai una marea, però ripescale tra le tue quelle che possono essere. Io vedo comunque dei ragazzi qua, magari qualcuno di loro stava pensando di approcciarsi in questo mondo, no? E quali consigli e quali aneddoti hai? Approcciarsi in questo mondo significa diventare un dannato. Bene, sappiatelo. Entrare nella dannazione di aspettare una telefonata, di che cosa ti dicono dopo. Per esempio, io quando chiedevo a mamma, la più bella battuta comica me l'ha regalata mia madre. Quando io facevo i primi spettacoli comici, lei mi disse Ming in dialetto. È Domenico, giusto? Sì, è Domenico. Ming. Dallo spagnolo, dal rumeno, Mingo. Mingo. Ming, tu la da fene, perché ne vedi che fai ridere la gente. Cioè. Fai ridere. Non l'aveva compreso. Sì, lei me lo diceva come consiglio, però in realtà è stata la più bella battuta comica che ho ricevuto. Assolutamente. Poi ho vissuto una vita di campagna insieme ai vecchi. I vecchi raccontano. Stranamente poi ritrovi in Boccaccio, ritrovi in chi ha scritto le favole, quello che i vecchi ti raccontavano, analfabeti poi, tra l'altro. Quindi, è la vita che averli formati. Sì, no? Questo fatto di io sono autore di, ma in realtà esiste già tutto. Tutto già scritto, come il racconto esiste attraverso la tradizione orale, e io credo di appartenere alla tradizione orale. Però bisogna ascoltare, avere la pazienza di ascoltare, che poi non è più una pazienza perché diventa anche un godere di ascoltare. Due vecchi in particolare mi raccontavano sempre le stesse storie e mi chiamavano apposta, perché io alla fine ridevo. Anche se non mi facevano ridere, però se tu ridi loro raccontano altro e quindi aumenta il bagaglio. Soprattutto vedevo già in loro che il racconto era già teatralizzato, cioè facevano le voci, la mimica, c'era già tutto. E quindi io sono diventato attore così. Avendo grande spirito di osservazione, quindi immagino questo è il primo consiglio che si dà in assoluto. E poi ti porta anche, con questo esercizio, ti porta anche ad avere una bella memoria, perché tu l'attenzione porta la memoria, l'attenzione porta l'imitazione, il riprodurre un movimento, una camminata, un gesto, una mimica facciale, un suono. Sono 30 anni che faccio uno spettacolo. Sempre quello. Ho fatto anche altri, però prima che tu sali su di un palco ti dicono mi fai quello, mi fai quello, mi fai quello. E tu sei anche schiavo di quello. Però mi sono scordato che stavo a dire. No, stai facendo un giro su quello che era l'ascoltare, perché poi alla fine i racconti sono già effettivamente attorializzati, come hai detto, un termine che io non avevo ben compreso, però sono già, come dire, c'è mimica, c'è espressione, c'è appunto il mimare, il tono di voce. Non hai bisogno di scuola dopo, però la scuola ci vuole, perché io i primi tempi sono stato da piccolo teatro del MIT, Sandro Cianci. Lui mi ha dato il rigore, cioè ha fatto capire che quello che facevo era già spettacolo. Lui mi paragonava a Dario Fo con Gramblot, visto che io lo facevo in dialetto. Comunque è una bella esperienza di vita per questo. Anche se fare l'attore devi essere sponsorizzato come lo è un pilota di Formula 1 o di un calciatore, di avere una sponsorizzazione dietro, perché se no non vai da nessuna parte. E diciamo, esatto, questo è un qualcosa che possiamo dire a tutti gli effetti, nel senso proprio come chiacchierata, sicuramente nell'attore ancora di più, così come anche tante altre figure professionali nel nostro ambiente, spettacolo, TV, quel che sia, spesso non è quello che è il successo
realmente uguale competenza. Io nella mia esperienza, poi più tardi farò l'intervento sulla conduzione televisiva, in realtà non ho preparato nulla proprio su quello, quindi mi piacerebbe interagire proprio. Effettivamente vedevo delle situazioni dove dicevo, ma è possibile che c'è questa cosa? Ma, e quindi ti metti tantissimo, nel mio piccolo ovviamente, ma immagino anche nella figura di un attore, ti metti in costante autoanalisi, ti metti in costante confronto, ma non per competizione, in confronto per capire effettivamente cosa devi migliorare, cosa stai sbagliando, cosa devi apprendere. E poi ti rendi conto a un certo punto che in realtà bisogna prendere con le pinze le parole e i giudizi di chi sta, tra virgolette, all'aspetto decisionale poi del commissionare un lavoro oppure no. Poi quando hai una certa età non vuoi sentire più critiche. Indubbiamente. Cioè, se uno ti dice non me lo dire, già so. È la cosa migliore. Perché tu, se credi a quello che fai, sicuramente arriva al pubblico. Assolutamente. Se a te fa ridere, sicuramente porti la risata anche. Questo è il comune denominatore, penso, proprio di ogni mestiere creativo. Maddalena appunto diceva, io la fotografia la devo sentire prima io, la devo vedere prima io quella cosa, poi sì. Così la posso trasmettere. Ed effettivamente non bisogna avere influenze, perché se credi e se funziona non devi un qualsiasi giudizio ti può portare fuori strada. Perseverare, quindi secondo consiglio, prendete nota, primo consiglio osservare tanto, secondo perseverare, non mollare mai, sì, crederci in quello che è la tua, sì. Quello che senti dentro, no? Prima o poi arriva, ma sicuramente arriva subito. E questo è confortante. Poi vabbè, ovviamente delle regole poi ci sono, ma nella strada dell'attore sì. Tu incontri tante situazioni, cioè tra attori, cabarettisti, tra l'attore in genere. C'è una gelosia, c'è un'invidia, c'è un distruggersi continuo. Penso forse anche un po' in tutto, ma qui forse ancora di più? Ma ancora di più. Tu ancora senti di più. Anche certi talk show di Costanzo, dove ci sono attori di fama, e hanno lo stesso problema che abbiamo noi, quello di pensare male sempre dell'altro. Dell'altro. Invece questa è un'altra cosa che io non l'ho mai avuto, per fortuna, però ho subito, e quindi per questo attenzione. Io c'ho una domandina forse anche un po' banale, ma cabarettista, comico, queste differenze? Che spesso si usa una parola piuttosto che l'altra, ci sono delle reali differenze? In realtà c'è la differenza, però per la quasi totalità, il cabaret è una barzelletta personalizzata e credi di far comicità. Okay. La sfortuna di chi lo fa in un modo diverso è che il pubblico l'80% sta con loro. Mm-mm. Perché bisogna sempre preparare prima il pubblico e poi puoi dare quello che tu fai. Chiaro. Che può essere anche di carattere intellettuale, di poesia anche. Ma la poesia ce l'hai sempre se fai un pezzo che si avvicina il più possibile alla realtà, perché stupisci, la poesia stupisce sempre. Chiaro, sì. E poi è importante osservare, immagino, io ti faccio queste domande perché ascoltandoti mi vengono in mente, immagino anche a voi, se vi vengono in mente tranquillamente, osservare prima per poter apprendere dalla vita, e quindi anche il voler rappresentare, quindi non costruire un personaggio, perché è già sbagliato a porlo a costruire, perché è solo replicare un personaggio già esistente nella vita, no? Prendere spunto. Però è anche osservare il pubblico, cioè io immagino che sì. Anche in un discorso di formazione, ma anche un discorso di formazione di esperienze, di gavetta che si fa, bisogna anche poter sapere interagire, soprattutto, hai detto preparare sì. Il pubblico, ma anche, immagino, in uno spettacolo continuare a creare un'interazione. Quindi mi succede, prima di uscire a fare uno spettacolo, di chiedere com'è il pubblico, e tutti ti chiedono perché. Perché? Per questo. Non c'è una risposta, nemmeno da parte mia, però
capisco che c'è una... Com'è questo pubblico? Che bastardino. Dorme abbastanza. Dorme. È 1:05. Però ci vuoi far ridere anche un po' raccontandoci? Io ogni tanto vado su YouTube e mi vedo qualcosa, però dovremmo pubblicare, secondo me adesso qualcosa insieme lo dobbiamo fare anche a livello di seguirti in degli spettacoli, perché ogni volta, io sono una di quelle che lo rifai, ogni volta mi fa ridere lo stesso. Ce l'hai qualcosa per farci? Se è giusto seguirmi. Se è giusto. Ficarre Picone, mm-hmm. abbiamo vinto insieme ex equo Caparea Grottammare. Sì. Dopo loro sono venuti per una settimana con una telecamerina. Sì. Io andavo a fare gli spettacoli, che ne so, Monte Odorizio, Tornareggio. Poi loro tutti e due. Ma cazzo, scusa della parola, ma che venite a fare? E dice, no, perché noi vogliamo capire come con la stessa battuta, se vuoi tu fai ridere, ma se vuoi tu fai piangere. Aia. Questo ti ha... mi fa ancora la pelle. Cioè, non l'avevo capito nemmeno io. Sì. Cioè, dipende dall'emozione che tu vuoi dare. Assolutamente. Passare. Assolutamente. E ci sono delle cose negli spettacoli che loro fanno che rispecchia molto questo viaggio con la telecamerina. Assolutamente. Questo è un tuo spaccato di vita che ci hai raccontato, effettivamente è preziosissimo anche per apprendere, no? Cogliere queste. È un orgoglio per me. Sì. Ma come anche altri ci sono. Indubbiamente. Che mi volevi dire? No, niente, io ti avevo chiesto pure se ci volevi fare qualche raccontare, qualche risvegliamo un po' sto pubblico, va. Che l'abbiamo un po' bacchiato in questo. A proposito dell'attore. Io ho lavorato 15 anni qua a Pescara e già facevo queste cose, giravo col dialetto arcaico. Poi ci sono anche, ho fatto anche degli studi su questo dialetto arcaico, che in realtà il dialetto è una lingua, lo dice Roberta D'Alessandro, una scienziata, non lo dico io. Però ho capito pure che faceva parte, il nostro dialetto ha molte lingue dentro, children, inglese, Vren, Croc, sono parole tedesche, se la sparatra blu cascio, sono parole spagnole. La ketrol, kutras, pentola, è greco. Lo kuturn erano i calzari che mettevano gli attori quando uscivano. E per noi lo kuturn, no. Tutto. Sa anche dell'arabo, c'è una battuta che fa, è abusiva, vai, però vai, vai. Albicocca, al è un articolo arabo che in principio era al cocca, ma siccome a noi non ci basta una cocca, albicocca. Così i numeri francese, poi no, noi Gesso Palina è francese, c'è già anche questa parlata, tant'è che io parlo molto bene francese. I numeri 1, 2, quando tu chiedevi a nonno quante ne è, no, il nonno ti faceva una ventana, quando ne erano tanti quante ne è, no, è 4 voto tonno. In francese quando arrivano a 60 non sanno più contare, per fare 70 sono 10, 4 voto, una ventana. Ma quando arrivano al 91, che non dicevo 4 volte tanto, quando arrivano al 91, 4 volte 11, e tale quale. Non fa una piega. Un termine, siamo tutti grandi, un termine sessuale, la jacket, è un termine inglese, di jacket. Arrivarono gli americani, portarono la giacca più lunga, di Schamberg, la Schamberg. Quando qualche amichetto si attardava, non so se lo conoscete questi termini, ma sono termini usati per il sesso. Quando qualche amichetto si attardava con la ragazza, diceva, ma che ti ci fate una giacchetta, mi sono fatta una Schamberg. Una cosa grande. Non so quanto e quindi tempo... No, è bello perché la cosa che mi piace di Domenico, poi vabbè, possiamo anche appunto concludere visto che è 1:10, se vuoi io starei qua a ascoltarti, non so, anche voi se avete domande o quant'altro, approfittiamo della presenza di Domenico che è qua, insomma. Quando però, io sì, lavoravo qua a Pescara,
Mio cugino viene a studiare architettura, il fratello di Aurelio, Peppe, e un pomeriggio mi disse: guarda, fai un corso di dizione, lo voglio fare pure io. Dice: ma a me non mi interessa, io faccio dappertutto col dialetto arcaico. E no, a proposito, se qualcuno ti dice non ti capisco, come succede, è perché non conoscono le lingue. Cioè, il problema è loro, non è nostro. Questo è un bel punto di vista. No, non è un bel punto di vista, perché Bruno Voglino, che era il presidente di quella giuria, che poi mi prese a New, eccetera, io gli ho chiesto: ma come avete fatto a capirmi? E lui mi fa: ma tu conosci l'inglese? No, conosco più il francese. Ascolti i Beatles? Sì. E ti arriva un'emozione? Sì. A noi ci arriva l'emozione attraverso la tua musica, cioè che no, la nostra parlata. È giusto, ci hai fatto. Cioè, non è, è vero. È una cosa molto, verissimo. Sì, molto fine, molto sottile, molto orgoglio da parte nostra, soprattutto quello di saper parlare il dialetto, perché tanti adesso non lo sanno più parlare. Comunque, torniamo alla dizione. Torniamo alla dizione. Però è giustissima riflessione quella che fai, effettivamente. Uno non ci pensa, però ecco, lavorare sull'attore, molti magari si concentrano, agganciandomi anche sul discorso di dizione, importante, tutto importante, però se uno vedesse ad esempio una fiction o un film e mute proprio, effettivamente già là dovrebbe trasmettere tutto, sì, effettivamente, già dal corpo, dalle espressioni, dalle intensità. Ma è difficile vederlo da una fiction. Esatto, io ho nominato fiction perché vedo degli obbrobri. Vedi proprio. Esatto, cioè se tu già li spegni, esatto, che non hanno nessuna espressione, cioè dall'inizio già lì, alla fine. Esatto, che puoi valutare quanto la fiction italiana purtroppo è. O quel suono di voce è sempre uguale, cioè non è modulato niente. Però è raccomandato. Esatto, andando al discorso di prima, confortante questo. Dizione. Ma dizione, bene, andiamo. Veniva una vecchia attrice da Roma col treno, via Regina Margherita, qua, facevo questo corso di dizione. Poi per farlo contento, vabbè, andiamo. E tra parentesi, io abito in campagna, cioè il venerdì sera tornavo dai miei contadini. Ci fece parlare e noi probabilmente, naturalmente, è tutto stretto, non è cosa, ma è cosa, non è perché, ma è perché. E ci disse all'uscita: per mettere a frutto i soldi che mi date, voi dovete parlare con questa dizione. Io tornavo a casa, in campagna da papà. Ciao papà, come va? Tutto bene? Ho visto che papà si ingupiva. Beh, probabilmente riparto lunedì. Non mi salutò quel lunedì. Seconda lezione, ci fece fare l'estensione delle vocali. Io, che avevo capito quello che stava succedendo, sabato mattina mi andai al bagno a fare questi vocalizzi, questi esercizi. Alla porta del bagno sentivo come le caprette, che l'avevo chiuso la porta. Alla fine nonna, la più coraggiosa, bussò, disse: Ming, che ti sta a succedere, nonnetta? Niente, no, sto a fare gli esercizi, ma pare che ieri sera ci mangiate lì giri. Desfurzatante. Terza settimana, mi ritrovai tutti a casa, mia sorella che è sposata al paese, col marito, la faccia dura, i nipotini rattristati, nonna che piangeva, mamma che piangeva. Fine del pranzo, mi fece mia sorella: t'ha da dir che cos papà. Aia, attenzione. E io, cosa mi devi dire, papà, va tutto bene? È da un po' di tempo che noi siamo capiti che tu ci cagnate voce. Davvero, papà? Ma lo sai che è una cosa meravigliosa? Meraviglioso il caso. Niente a te molto come mi piace l'uomo. Grande. Grandioso, è successo veramente. Sì, è vero. Fantastico. Oh, tutte le cose che racconto sono tutte vere. C'è un gioco. C'è un gioco, comico, magari, sì. Però dopo 30 anni che faccio uno spettacolo,
l'ultimo sabato a Castel del Monte, sento ancora dei suoni, questo era il suono vero di papà, questa era una frase che loro avevano. E là ti succede che tu riesci ancora a divertirti e sicuramente ancora a divertire. A tirar fuori, esatto, sì. E coinvolgere anche gli altri. Non finisce mai, una scrittura non finisce mai. Ma non ti dice sempre quello, non è così, non è così. Assolutamente, ma anche perché anche lo stesso spettacolo ogni momento è diverso alla fine, no? Ogni ma volta i miei, è diverso. I miei sono... Anche dello stesso, no? A volte un attore è bravo anche lì, no? Riuscire a creare un'interazione anche col pubblico, ma quando saperlo. Sei ingabbiato in un testo classico, come fai? Però se si riuscisse a pensarlo come pretesto e non come testo, magari la gente andrebbe ancora al teatro. Al teatro, indubbiamente, indubbiamente. Perché a voglia che ti dicono, ma io lo faccio, l'ho inteso, certi registri. Rimangono certo comunque modo, là nella... Io ho dato una veste diversa, non è no, così. Va rismontato e rimontato. Devi chiedere perché oggi viene 100 e domani viene 20 a vedere uno spettacolo. Vero. C'è una bella edizione, ha detto una cosa. No, io terminai la mia scuola superiore e volevo andare in accademia, poi mi dettero l'elenco delle cose e dovevo scrivere presso quali, diciamo, con quale compagnia avevo lavorato. Io sono con la parrocchia, quindi mi vergognai e non mi scrissi. Per me la vita è tutto teatro, se io salgo su un autobus, su un treno, eccetera, però pur amando il teatro, io certe volte, a certi spettacoli teatrali mi annoio. Sì. Vuoi che ripeti, vuoi che... Ma in certi spettacli teatrali, di quelli dialettali, sì, così, un argomento di 10 minuti, c'è uno... Per me è un guai, c'è uno sviluppo di 2 ore e mezza, 2 ore, cioè la noia ti arriva dopo 10 minuti, ti arriva per forza, perché non c'è, e quasi sono delle telenovelle che vanno a teatro. No, me lo sono proprio chiesto. Però ogni persona, anche io credevo di essere uno che non doveva essere ridicolizzato, imitato, eccetera. Però mi sono accorto che i miei 2 figli, Angelo e Feliciano, adesso fanno le mie imitazioni. Io vedevo che... Sei felice? Mi imitano. Certo. Sono felice. No. Sono felice perché mi imitano. Vedevo che mia moglie rideva e poi mi sono cominciato a guardare le spalle. E allora avevano gli stessi tic, lo stesso parlato. Ognuno di noi è comico. Si è riprodotto, oppure puoi fa anche piangere, si è riprodotto sotto un altro aspetto. Ridevano tutti. Ma c'è un proverbio pure che si dice, no? Non c'è sposa dove si piange, non c'è funerale dove si ride. Ah, proprio. C'è un aneddoto di Gassman che raccontava. Lui si è accorto di essere un attore drammatico al funerale del padre suo, perché piangeva così bene che tutta la gente, oh povero bambino. E da lì lui è partito, farò l'attore drammatico. Quella tristezza che tu vedi, ti do del tu, su quell'autobus che le vedi tristi, però se vai dentro quella persona, ma quanta comicità tu puoi prendere e riprodurre? Che ne so, da noi mai... Sì, no, facciamo
un pezzo, però è dialettale. E nella mia contrada c'era una vecchia che vestiva sempre di nero ed era tutta casa e morti, cioè portava le buste, che ne so, fettine, dolci, eccetera, quando moriva qualcuno. Quindi era proprio la drammatica della contrada. Mia madre, che stava male, doveva andare all'ospedale, però no, non riusciva a decidersi perché aveva paura, aveva il soffio al cuore. E venne questa Zamarie Delemon, che aveva sempre queste cose tristi. Oddio, oddio, che brutti sogni che mi sono fatte. Traduco? Devo tradurre. Mi sono sonnata la carne disgrazia, qualcosa succede. Mi sono sonnata pure l'uva. L'uva e lacrime, per forza, che disgrazia da succedere. Mi sono sonnata pure i cidri uomini, i cidri femmine, angosti, che cosa succede. Mi sono sonnata pure che mi sono cascato le dente. Sicuro si morca che parente. Mi sembra che eludendo il giudizio, sicuro si morca che amicizia. Poi si è girato verso mamma, felice, ci vai all'ospedale, felice, in giro, tanto tutto morrà prima. Oh, Madonna! Grande. Grande Domenico, veramente un applauso ci vuole, dai, bello forte. Venite a vedere qualche spettacolo. Esatto, a questo punto, esatto, invitiamoli a vedere i prossimi appuntamenti. Ne hai già qualcuno a breve? Il prossimo l'ho fatto già. Ah, il prossimo l'hai fatto già. No, vediamo di fare un giro per i teatri, vediamo un po'. Vabbè, Domenico Turchi ti si segue un po' sui social a questo punto, no? Su Facebook. Vedete l'amicizia su Facebook. Esatto, amicizia su Facebook, Domenico Turchi. E poi ovviamente chi volesse fare un laboratorio, perché nel suo caso prima avevo fatto questa premessa di corsi online, workshop e quant'altro, con Domenico invece svilupperemo direttamente in sede un corso, che però non sia un corso, l'avete conosciuto ormai, quindi non ci si può intuire, faremo magari un laboratorio insieme. Costruiremo qualcosa insieme, vai, sì. Puoi dirlo anche te. Se succederà. Domenico, come lo vogliamo intitolare questo? Un corso con Domenico. Un corso con Domenico. No, quello che voglio evitare è quello di riprodurre ogni anno un corso, cioè è fatto apposta, è scientifico, che ti fanno il corso ogni anno, per poi non andare quasi in scena, non farti diventare un attore vero, cioè loro devono tenerti dentro, perché è giusto anche, perché il loro guadagno, cioè è vita per loro. Quindi tu farai, 7, 8, 10 anni, il corso, sempre, corso di edizione, corso di... Però c'è anche un altro modo di poter fare... creare un attore, costruire un attore, che è quello di farlo recitare durante un pezzo, che ne so, un racconto che ti farai fare, o prendi un pezzo scritto, durante la preparazione di questo pezzo tu puoi fare tutto il laboratorio che vuoi su quell'attore, su quella persona. Poi non c'è persona che non può essere attore, le cose più assurde, è vero Stefano? Confermi. Sono uscite dalle compagnie che mi hanno frequentato, cioè gente impossibile, che ne so, un poliziotto della polizia postale che ha fatto il muto, ha fatto fare il muto, ha vinto il premio come miglior attore. In una telefonata, perché a noi ci sponsorizzava un parroco, una sala parrocchiale, non venne questo parroco al corso a Silvi, che adesso non si fa più. E disse: guarda che Mario ha vinto il premio come miglior attore. E il prete gli fa: visto che certe volte stare muti funziona. Dai. Tutti possono recitare, ma proprio tutti. Anzi, recitare è, io dico, sembra la miglior droga, perché tu vai in crisi di astinenza. Mia moglie, che mi rimprovera sempre, perché abbiamo anche un'altra attività, cioè abbandona l'attività per fare in giro, per andare in giro. E qui certe volte, per accontentarla, quando la lite arriva al massimo, tu ti fermi, però dopo un mese, due mesi, cominci a vedere i figli che ti passano davanti e ti fanno l'imitazione di questo volto rattristato.
Allora Marie mi fa, va a provare, cioè, vai a provare. Sempre così, entrare nel mondo della recitazione è davvero la migliore droga. Assolutamente. E quindi insomma in questo ci siamo ritrovati, insomma il nostro progetto di formazione è proprio mettere il mestiere, sì. I vari mestieri, mettere subito in campo. Poi per studiare la tecnica e altre cose durante, c'è sempre tempo, il durante, dopo durante. Si perfeziona, durante ma la bisogna subito partire. Durante subito. La preparazione poi anche se uno non si sente competente, certo. Al massimo puoi anche far intervenire chi fa dizione, certo, in esatto. Certo modo, chi fa mimica in certo modo, cioè l'aiuto può arrivare sempre arrivare anche dopo. Esatto. Però devi mettere in campo quello che non ha mai recitato a farlo recitare. Assolutamente, perché non ti abbandona più. In dubbio. Grazie Domenico. Arrivederci. Grazie a tutti voi che siete insomma ancora qui. Grazie a tutti.